Ci tengo a ringraziare in maniera particolare la Proloco, che ha svolto anche quest'anno veramente un'attività intensa. Lo aveva fatto in collaborazione con l'amministrazione per tutte le attività, poi ne sono state autorizzate dal Comitato Provinciale per la Sicurezza soltanto alcune, tra queste la corsa ciclistica, e quindi io ci tengo davvero a dire un grande grazie alla Proloco, a tutti i volontari. La corsa ciclistica anche quest'anno rivestirà un ruolo significativo e importante nel panorama sportivo, perché fra l'altro non ne sono rimaste molte di competizioni di questo livello per quanto riguarda gli Under 23 Elite Internazionale. E l'altra cosa che ci teniamo ovviamente a sottolineare è che sono state fatti tutti gli sforzi necessari perché si possa assistere in sicurezza alla competizione. Ci riferiamo ovviamente alle misure che sono state prese in particolar modo per le due aree più frequentate, ossia la partenza e l'arrivo, mentre il resto del percorso potrà essere fruito come si fruisce in genere delle corse ciclistiche in maniera accesso libero. Però alla partenza, in particolar modo all'arrivo, ci saranno aree contingentate da transenne e steward che controlleranno il rispetto di tutte le normative anti-Covid. Una battuta.